Oggi facciamo un tuffo nel passato. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e come ho detto oggi faremo un tuffo nel passato. Vi spiego, dato che sto preparando alcune vecchie componenti che utilizzavo prima della mia attuale build per la vendita, in quanto sì è bello acquistare hardware ma se riuscite a ricavare qualche soldino dalle cose che avete già in casa è davvero molto molto comodo rientrare della spesa, sono andato in mansarda a prendere alcune componenti. Nella mansarda di casa mia prima c'era il mio vecchio studio, io in pratica lavoravo lì, all'epoca registravo video da lì, streamavo da lì e ci sono le scatole di tutti i componenti che ho acquistato negli anni. Ho detto, dato che ho già caricato delle storie su Instagram, perché non farci un video? Vi chiedo subito scusa perché la qualità del video e dell'audio non sarà buona come questa qui, infatti io ho registrato col mio telefono, col mio OnePlus 8, il video è comunque in 4K a 30 frame al secondo, non è proprio una bellezza secondo i miei standard, ma ok, diciamo ci si può lavorare. E nulla, vi voglio semplicemente far vedere un po' le cose che ho acquistato io da quando ho imparato ad apprezzare i PC. Ci sono dei pezzi che sicuramente molti di voi aberreranno, ma perdonatemi, all'epoca non ero così esperto, ma nemmeno oggi sono esperto, non ero così appassionato da poter distinguere una componente di qualità da una componente di qualità scarsa. E poi nulla, era domenica, volevo fare un video rilassato e niente, io vi lascio alla clip, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccoci nella mansarda di casa mia. Ciao belli! Come ho detto all'inizio del video, la qualità purtroppo fa schifo in questo video preciso, perché appunto sto registrando col mio telefono e volevo farvi vedere un po' tutte le componenti hardware che ho acquistato, quelle dell'alcol che non ho acquistato io, che ho acquistato da quando ho cominciato ad appassionarmi ai PC. Allora, partiamo un po' dalle cose che sono qui. Vediamo un controller serie Elite per l'Xbox One, un ottimo controller per giocare questo qui, io lo adoro, ci gioco tuttora, le Logitech G933 Artemis Spectrum, delle cuffie che erano fighe, però non hanno una qualità audio davvero così buona, una G513 Carbon della Logitech, una tastiera molto molto buona, che però non so perché ha cominciato a rompersi molto facilmente, dopo, molto velocemente, dopo un anno circa. Questo qui è il mouse che utilizzo ancora oggi, il G903, davvero molto molto carino come mouse, non si scarica mai, wireless, latenza davvero minima, un ottimo prodotto. Il dissipatore che utilizzo adesso, il Fractal Design Celsius S36, 360 mm, prima utilizzavo un Corsair H100i versione 2 che ho prestato, al momento non ho qui. Qui abbiamo invece la scatola della mia RTX 2080 Gaming X Trio di MSI. Quello è lo scatolo del Ryzen 7 1700, un Vertical GPU mount per la scheda grafica della Cooler Master, lì c'è l'alimentatore che utilizzo al momento, un HX1200, Lightning Node Pro che utilizzo ancora oggi nel mio PC, il PowerPlay, il tappetino che si collega al mouse di prima della Logitech, e poi scendiamo un po' giù. Abbiamo lo scatolo del Blue Yeti grigio, l'alimentatore B700 della Cooler Master, quello schifoso. Abbiamo poi un'asta molto molto cheap della Neuer, che ho utilizzato col mio Blue Yeti. Lo scatolo del Samsung 860 EVO, l'840 EVO, oddio non sapevo di averlo qua. E poi abbiamo, non cadere, le ML120 Pro LED della Corsair, delle ventole a levitazione magnetica, fanno il loro lavoro. Qui invece abbiamo le ventole che io ho tuttora nel mio PC, le LL120, ne ho acquistate 6 perché uno usciva con il controller. Da questo scatolo c'era il controller, sono davvero delle ottime ventole, ottimo airflow. Abbiamo poi le prime cuffie col 7.1 virtuale che abbia mai acquistato. È caduto qualcosa. Le Tunguska. Che cavolo di nome Tunguska? Della Attitude One. Delle cuffie che per quello che costano danno tutt'oggi delle buone prestazioni in fatto di ascolto di musica e videogiochi. Se invece scendiamo abbiamo il controller col porcellino di Minecraft regalatomi da mio fratello dopo che mi ha fatto cadere il controller Xbox One Elite, dannato te. Il tappetino G640 della Logitech,
ventole varie, adattatori wifi vari, una prolunga di 3 metri, 5 metri di concavo USB 3.0, davvero molto figo. Se invece ci spostiamo qui sul tavolo, buttiamo via lo scatolo, questo qui, abbiamo quello che ho fatto vedere nelle storie di Instagram, il G502 Proteus Spectrum, un mouse che io mi riporto giù e lo voglio riprovare perché da tanto che non ci gioco, lo vorrei riprovare. Qui invece abbiamo lo scatolo della X570 che utilizzo adesso, è la MSI Prestige Creation, una scheda madre fantastica. Lo scatolo della mia tastiera attuale, la G815 della Logitech, una tastiera molto clicky clicky, però anche molto snappy snappy. Mi piace molto come sensazione. Lo scatolo dello Stream Deck dell'Elgato che utilizzo durante gli streaming, bello. Due scatole di Samsung 860 QVO che io da un tera ognuno, io utilizzo per lo storage di musica, video e cose che non mi servono, diciamo, in maniera veloce tutti i giorni, scusate il casino. Abbiamo lo scatolo della mia Elgato Keylight, una luce fantastica. Come possa essere fantastica una luce? Beh, non lo saprete finché non comprate questa qui. Poi, se ci spostiamo di qua, abbiamo le prime ventole Corsair che abbiamo mai montato, le AF120, un dissipatore stock Intel, un altro dissipatore stock Intel, e abbiamo una combo davvero fantastica per l'epoca in questa acquistata. L'X-Hornet della Cooler Master, un mouse piccolino, arrivava fino a 2000 dpi, per l'epoca era fantastico. Poi abbiamo il tappetino Cooler Master Storm Speed RX-S, abbiamo una Strafe RGB di Corsair con i Silent Switch, non mi ricordo, sì, aveva i cerri meccanici, ma credo fossero Silent Silver, qualcosa simile. E poi lì abbiamo una tastiera PX1100 di non ricordo che marca, della Perix, è della Perix. Però se ci giriamo invece da quest'altro lato, c'è della roba che sto preparando per la vendita, perché è vero, è bello comprare hardware, ma se riuscite a tenerlo bene quello che già avete acquistato, lo potrete tranquillamente rivendere. Qui abbiamo 32 giga di RAM Vengeance RGB a 3000 MHz compatibili con Ryzen, effetti di luce molto molto belli. Poi qui abbiamo il Dark Core RGB SE della Corsair con il tappetino MM1000, buona combo. Io non mi ci trovo per l'ergonomia, chi ha provato il mouse che vi ho fatto vedere prima sa l'ergonomia della Logitech, non mi ci trovo assolutamente con quelli della Corsair, non che funziona benissimo, è solo sono io che non mi ci trovo. Il mio vecchio alimentatore, l'HX750i della Corsair 80 Plus Platinum, raga, 5 anni di garanzia su questi alimentatori sono davvero tanti, funzionano da Dio, ma davvero da Dio. Oh, qui c'è anche lo scatolo del Go XLR, l'interfaccia audio che utilizzo col mio Shure SM7B. Poi qui abbiamo una scheda madre, una X570 di MSI Gaming Pro Carbon con installato ancora un Ryzen 7 3700X che appunto dovrò vendere. Poi qui abbiamo il Cooler Master Stormtrooper. Scusate il casino ragazzi, ma io sto nella mansarda di casa mia, vedete una quantità di libri immane. Questo qui è un Cooler Master Stormtrooper che io ho modificato, cambiando le paratie laterali, mettendo queste qui bianche. Questo è plexiglass, non è vetro. All'epoca il vetro temperato non era ancora una realtà. Ci ho messo la parte superiore bianca, tutte e due le parti laterali, e ho cambiato, guardate, i bracket delle espansioni PCI Express, perché per montare il supporto verticale per la GPU. Ebbene, nulla, queste qui sono le cose che io ho acquistato durante questi anni. Le altre cose le vedete bene o male nei video di tutti i giorni, negli streaming di tutti i giorni. Ragazzi, nulla, era domenica, avevo voglia di fare un video rilassato. Fatemi sapere se il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale lì sotto. Ricordate di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto DG. E nulla, ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul Punto DG, sempre qui col vostro G. E con questa visione bellissima, ciao belli.